Thank you.
opera per il coro ai quali questo significa la missione di sovere. La parrocchia Maria Santissima del Carmelo, nel vicariato corale di Reggio Nord, si è resa vacante in data del 21 agosto 2021 per il trasferimento dell'ultimo volontario per il sacerdote padre Domenico Signato, a cui in questi anni ha servito con particolare dedizione e zelo tale comunità parrocchiale. Esprimo un particolare ringraziamento per presentare per la testimonianza di quelle virtù che sono proprie del Padre. Ora, volendo provvedere alla designazione di un nuovo pastore proprio, espletare le consultazioni e le indagini ritenute opportune, riconoscendo i requisiti, le qualità e i doti necessari, trasferendoli alla provincia di assistente del nostro seminario maggiore di XI e dal Ministero di Italia Parrocchiale, in Reggio Calabria con il presente atto a norma del canone 524 nomino te reverendissimo don Danilo Diego Laterra parroco e legale rappresentante della parrocchia Maria Santissima del Carmelo in anni di Reggio Calabria. Come parroco spetta a te il triplice compito di insegnare e spiegare la parola di Dio ai fedeli, perché la vita nella fede, speranza e carità crescano in Cristo Gesù. Il compito di santificare, cercando di aiutare la vita della comunità con i sacramenti, la partecipazione consapevole e attiva alla liturgia e specialmente con il sacrificio eucaristico, centro e culmine di tutta la vita della Chiesa. Il compito di governare come buon pastore, facendo il servo di tutti, a somiglianza di Cristo, avrai pure il genere del presso possesso e iniziare il servizio pastorale, permettendo la professione di fede e anche di essere sicuramente circa la resta delle storie di vita parrocchiale. Da nomini interrogati in ogni anno, in norma del canone 522 del decreto Genesi di settembre 1984, dato in Reggio Calabria il 1 novembre 2021, fortunato con Roma, ci esco come
Padre Fortunato, questa nostra comunità ne vuole dire grazie in modo sentito e attento per averci donato come nuovo pastore e vostra vita in questa famiglia parrocchiale. Donne mio, grazie inoltre Padre Fortunato per la sua attenzione e preghiera che sente in noi il senso di grande speranza essenziale per coltivare e percorrere la strada del cambiamento e della rinascita. A lei Padre Fortunato, a tutti i sacerdoti qui presenti, ai familiari e agli amici di Montanito, un grazie particolare per essere qui a condividere con noi questo momento di grande grazia. Un benvenuto speciale anche alla mamma e al papà di Montanito. Thank you.
gloriosa manifestazione del Dio, e che Dio ti verrebbe a potere di entrare nel Spirito Santo, secoli e secoli. Thank you.
sia anche voi. Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino. E al morto. In verità egli non passerà per le generazioni prima che tutto questo avvenga. Cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora nessuno lo sa, né gli angeli, né il cielo, né il figlio, eccetto il padre. Ma soprattutto passa, tu pensa di essere il padrone di questo mondo.
disturbato e credo sia una differenza di essere del mondo, ma non c'è un re del mondo, uno solo è il Signore, e non è il re del mondo, è il Signore della vita, il Signore amato della vita. Per cui chi pensa di essere il re del mondo non deve controllare, lo sappiamo, no? La storia ci dice questo. Sono partito dal Vangelo, ma è bellissimo questo intreccio tra il Vangelo e la liturgia, quello che abbiamo ascoltato. E poi sono rimasto sorpreso, grazie al Signore, perché a quando Dio, la signora che mi ha dire a volte le salute, la comunità, io ho detto, signore, grazie, per quello che è stato fatto come mia. Cioè, sono gli aspetti fondamentali, eterni, che si prepara a tutti. Che ci faccio io? Che ci faccio? Questo. Una persona
scegliamo, perché ci vogliamo prendere nel nome del Signore, significa secondo il prima, il suo cuore, secondo il suo stile di vita. Ma se questo lo facciamo insieme, ci troviamo in un momento di democrazia. E cosa segnaliamo in questo territorio? Perché questa è la missione. Voi siete la luce del mondo, il sale della terra, qui. Cosa possiamo segnalare? Che siamo bravi di vivere la Caritas, che siamo bravi di andare in scambio, a scoprire nuovi sentieri di montagna, eccetera, eccetera, o parlare di altri, no? Perché scoprire nuovi sentieri di montagna lo facciamo insieme, lo facciamoci bene, aiutando, scusando, guarda come si possono bene, vi riconosceranno che siete i miei. Nello spezzare si prende subito, se è stato studiato questa linea.
adesso il nuovo anno, si veda l'amore, fa personalmente la persona di credere, cui ci diremo ai denti con la volta, questa è la nostra fede. Successivamente si vorrà davanti la fede e ritornerà come si sa nel giorno della sua ordinazione di tale giornata, seguirà la preghiera universale. Essere sempre più strettamente un manifesto sotto il sacerdote che si offre
Danilo, che oggi inizia la sua missione pastorale, perché il Signore lo riempie del fuoco del suo amore e della sua luce, e renda conto il suo ministero. Possa indicare un amore paterno nella comunità a cui è affidata, ed essere testimone coraggioso di scattare la sua parola. Pregiamo. Della sua benedizione e gli renda ovunque fedeli e senza voli i suoi misteri. Preghiamo. Ascolta, per i malati e i sofferenti, perché amando Cristo, vive e unire il cuore, possano trovare nell'amore dei fratelli e delle sorelle la consolazione nel tempo della malattia, il sollievo delle sofferenze, la fraternità che apre la speranza. Preghiamo. Oggi ricorre la quinta giornata mondiale dei doni. Questi nostri fratelli ricevono conforto e speranza nell'amore e nell'azione di tante persone che ogni giorno lavorano e operano responsabilmente per loro. Entro in conforto in quell'amore di Dio che si trasforma in fatti e opere di bene. Preghiamo. Non soltanto a parole, ma attraverso l'accoglienza, la misericordia e la fede che soltanto Cristo può donare. Preghiamo. Accoglie il Signore che si preghiere e ti condividiamo in molto bene. Il Padre della nostra vita, che si muove sempre con la grazia e la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
la potenza dello Spirito Santo fa vivere e santifichi l'universo. E così la tale forma di un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre la tua opera di sacrificio per te. Creiamo il tempo delle santifiche e utilizzate dal tuo Spirito, i doni che abbiamo presentato, perché diventino il corpo del sangue di un figlio del Signore Gesù Cristo, ci ha comandato di celebrare questo dissetto. Vedi la notte come il paradiso, prese il padre, che le si lascia per dire le benedizioni, la spezzone, lo diede ai suoi discepoli e disse e mangiare di tutti. Questo è il corpo. Thank you.
volte se si compie la disgrazia, venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Quando ci sarà
celebrazione che consiglia di mandare un grande persone, da cui guiderà la comunità parrocchiale attraverso la presenza della mia generazione con Cristo. Dopo, il nuovo padre rivolgerà il suo saluto alla comunità. La celebrazione si concluderà qui con la dedicazione dell'Arcivescovo e il Concilio. All'inizio
Cristo di ogni generazione mista, un sacerdote che va sul desiderio, ci abbassiamo per lasciare andare, simbolo di Cristo. Ritengo sia il pace, di come non si vuole con i quali non la verità che sta la propria. Do il mio bacio, Signore, a mio incontro, gesto di attenta provvidenza alla vita di ciascuno di noi. Sono qui discendolo con voi alla segreta di Gesù. Ho desiderio la vita della nostra morte, soprattutto la luce del Signore, con la morte al Papa. Non preoccupiamoci di fare la pensione, ma impegniamoci a dare la pensione. Tendere verso gli altri, essere una vittima del senso di pensare nel territorio, come ha detto il Papa passando dalla morte. Non siete più aspettare che le persone tendano verso la morte e struttura. L'umano vivere, come dice questo verso, va bene oltre il suo corpo fisico. Proviamo invece a tenere su vita lontano, sappiamo bene se c'è stato il bene, anche attraverso le scelte di vita che sembrano lontane da noi. Per chi non è qui, il Signore ci dice, ecco, ti mando, ti mando. Signore, mandaci verso il bene per te. Non ci fa passare il trovarti solo per noi. Il tuo profumo va cercando dove sembra possibile trovarlo. In ogni angolo di questo territorio. Mandaci, facci che siano umani, felici, belli. Va, io ti mando, ci bene. La parola che mi dice, deve stare attenzione a quello da tutti, dentro e fuori. Attenzione ai piccoli, nei quali si incontra l'una della stessa di Dio. Preghiamo tutti i bambini. Attenzione alle adolescenti dei giovani, che gridano con i loro silenzi quanto abbiano bisogno di essere ascoltati, o non di bene. Capiti nel tuo cuore, pregando il nome. Attenzione a volere delle famiglie, a quelle dei nemici e anche delle figlie. La parola che dice a tutti, soprattutto a noi che siamo messi da me. Camminiamo insieme a famiglia. Attenzione a volere delle anziane, agli ammalati, tutti i maestri di vita, volti a guardare storie delle quali parlare, preghiamo in particolare per tutti gli ammalati. Attenzione a loro per tutti, preghiamo per tutti i figli di stessi, poveri, legati, carcerati, nella solitudine, lontani da Dio, lontani da Dio. Attenzione a loro per tutti gli uomini in parrocchia, ciascuno con il proprio carisma e il proprio servizio. Vogliamo uscire da come ci abbiamo, capiamo e siamo sufficienti. La parrocchia si trova da fare la fine della grande incontro che avviene verso la terra. A cui Dio mi chiede di lasciare lui per incontrare lui. Che Dio possa fare qualcosa in noi, per noi attraverso di noi. Arrivo da voi con il pensiero di dare il tempo, assieme a quello di ciascuno di voi, anche se capiterà di portare volte con la mano per città. Ricordiamo che solo per la violenza si rivela la sua forza. Desidero consegnare il cinque da voi, che possa aiutare la conferenza. Proviamo tutti a chiudere la mano con il cuore, con il cuore, con il cuore. Ma quando vi dico queste parole, le porto tutte nella pasta, ma quando vi dico queste parole, la vita è finita. Bambini, siete? Silenzio. Punto di partenza e di arrivo della nostra esistenza. Lì da che non siamo. Qual è il senso del nostro esistere? Piano piano, il silenzio, il palco della confusione, inizia a prendere fuoco. Noi prendiamo proprio nel silenzio, perché ci suggerisce la vita, ci permette di vivere autenticamente senza maschere di cose. Le presenze, il corpo, violenza, cammino, saliamo da quello del silenzio della nostra parrocchia, perché ogni adolescente a parte della morte nasce solo dal grande silenzio. Preghiera. Solo il silenzio c'è nel cuore della preghiera, fatta con il cuore. Non a quella di
da vedere il cuore dell'uomo che cerca liberamente, liberamente il cuore di Dio. E l'incontro tra questi sensi iniziali si ascolta, sanno essere vicini senza interessi speciali, all'altro il cuore veramente intelligente, capace di leggere con le nostre salite e della terra, spesso abitate da tante donne. Tutti possiamo pregare, soprattutto di mezzo che non siamo fatti. Se desideri di Dio, diceva un saggio, se ne va. E lui mi dà la vista della terra, luce sempre. Ascolto. Il silenzio della preghiera è una capace di ascoltare, e più per adesso gli amori che possiamo dare. E grazie. Alleghiamo il cuore affinché la sua voce e quella che ci incontra possano avere la nostra sincera attenzione. Mettiamoci in ascolto con pazienza e senza fretta. Ascolto di Dio, ascolto di noi stessi, ascolto dell'altro, chiunque sia. Incontro. L'ascolto tutto del silenzio della preghiera, sconce e confidere, non in conti con il rifugio o domani, ma speciali, ogni conto è buono. Soprattutto perché mi fanno fatica a trovare spazio nella nostra gente e nel nostro cuore. Ogni conto è per Dio una persona attraverso la quale si avvicina a noi e parlarci. Per il conto dell'eccellenza, della celebrazione della Santa Messa, nella adorazione del Sacramento, nei gruppi fino ai conti alle tante importanti che abbiamo. Non chiudiamo la porta del cuore del mondo. Quando qualcuno bussa, può darsi che sia proprio Gesù. Solo l'incontro con il tuo divino e il tuo umano ci rende noi stessi. Servizio. Quanto è bello pensare al silenzio e portare a compimento con la cammina di servizio. Non faceva così Gesù. Il servizio, cioè le scelte concrete, sono la prima parola della materia della nostra fede. Il carisma specifico dei nostri gruppi e delle nostre associazioni. Questo servizio concreto è quello della nostra sanità, ma questo cuore è rimasto in danno di questo morto. Noi dobbiamo aiutare il tutto di questo morto a ricordare che anche il suo vivo. Facciamo il primis tra di noi. Silenzio, perché è un suo incontro e silenzio. Sono le parole che consegna a me di condividere con ciascuno di voi. Cinque parole che tutti in mano per aiutare, e ricordare che sono state sempre e sono quelle di Dio. Sono le parole che pensano ancora nel 2018, ma che io dal fondo del cuore a ciascuno di voi, aiutate ad essere sempre più belli. Con voi, per voi, con voi. Concluda che il cuore sta un semplice per fare la comunicazione di questa energia. Il Signore è nostra parte di eliminare il suo del cuore. Nelle sue mani la nostra vita. Non ci abbandoneremo mai. Ci indicherà il cammino da fare. Ci darà la gioia piena se saremo con lui. Mio Padre, mio Figlio e Spirito Santo, a voi che non conosce più e ci vede prima. Maria Santissima del Carmelo, con la sua sicura e la bella protezione. Io ho un po' di carta,
Grazie.